Quando sei partito? Allora, sono partito l'8 di settembre, sono partito da Częstochowa, che è del santuario di Jasnaura, molto probabilmente il santuario più importante della Polonia, no? Per noi cristiani. E di là praticamente sono arrivato a Cracovia, e da Cracovia a Wadowice, che è il paese natale del nostro ex Papa Giovanni Paolo II. Di là, attraversando il confine con la Repubblica Ceca, sono arrivato a Olomouc e Svatichostin, e dopo fino a Velehrad. Da lì ho attraversato tutta l'Austria, che è stato veramente ormai il primo giorno di sole, dopo dei 13 giorni, io dico mamma che bello, no? E sono tornato a casa. E comunque attraversando l'Austria sono arrivato fino a Vienna. Vienna, ho percorso la via sacra che ti porta fino al santuario di Mariazell, santuario mariano molto, molto sentito anche. Di là per la Grunderbeck, che è un cammino particolare, fino a St. Lambrecht, e di là Gurz, ho attraversato il Tarvisio fino qua. Francisco Sancho, allora abbiamo ascoltato questo tuo lunghissimo pellegrinaggio, una media, spiegavi, circa 25 km al giorno. Sì, sui 25-30, sei cosa conforme alle difficoltà del terreno, perché per esempio l'Austria in contorno sale e scende, alle condizioni climatiche e al fango. Comunque sì, io procuro camminare sulle 8 ore al giorno, quindi fra 25 e 30. Obiettivo finale? L'obiettivo finale è proprio il posto della partenza, Częstochowa. Il fatto è che io provo a collegare i tre luoghi, tre dei luoghi più importanti per il cristianesimo in Europa, cioè Roma, Santiago di Compostela e Trondheim alla Norvegia. Quindi 12.000 km di percorso che io credo che Data stimata di arrivo? E Natale del 2016, Mamma mia, 15 mesi, sì. auguri! Grazie.